Salve ragazze, ecco l'attesissima recensione sull'extra lasting Avon. Allora, io ho pubblicato forse da relativamente poco il video, ma calcolate che è stato un video che ho dovuto rifare diverse volte perché non riuscivamo a pubblicarlo. Insomma, ci sono state tante vicissitudini, però il fondo lo sto approvando dall'arrivo dello scorso pacco, quindi comunque almeno sono 20 giorni. Vi dico la verità, ci sono stati dei giorni in cui a Roma ha fatto veramente tanto caldo e per quei 2-3 giorni non l'ho messo, non l'ho applicato. Allora, io vi faccio rivedere, sono 30 ml di prodotto, la scadenza se non erro era 24, sì, 24 mesi. La colorazione è ivory. Devo dire che come colorazione risulta leggermente più scura quando l'ho andata a mettere rispetto agli altri ivory della linea Avon. E comunque vi faccio vedere lo swatch. L'applicatore è questo qui. È veramente carino comunque come packaging. Purtroppo lo vedete, sì, un pochino più aranciato, ma poco ci tange. Vi metto il colore. Colore invece no, lo vedete bene. Questa fotocamera penso che abbia dei problemi con il rosso e gli aranciati, perché vedo che sono gli unici che gli danno questo, sì, che gli danno questo problema. Comunque, questo è il colore, ve lo vado un attimino a stendere, come dicono quelle brave, a stendere. E così avete un'idea chiara. Ragazzi, ne basta veramente poco perché è molto liquido, eh. Eccolo qua, il finish è questo. Allora, prima osservazione, lo avete già visto anche da qui, è abbastanza coprente, non tantissimo, la sua coprenza è una coprenza medio-leggera, però devo dire che comunque il suo la fa. È un fondotinta che nasce con l'idea di resistere all'acqua. Devo dire che resiste abbastanza al caldo. L'acqua non lo so perché non ci ho fatto il bagno, però al caldo resiste. Diciamo che le sue 12 ore di permanenza se le fa tranquillamente. Insomma, esco la mattina, ritorno la sera, mi strucco e ho qualcosa. Differenza di altri prodotti, che magari vi lascio qualche link. Devo dire che questo comunque è un buon prodotto. Il costo, se non erro, è intorno ai 10 euro e tanti, 10,50 euro, non ricordo, però ve l'ho fatto vedere nel video haul che magari vi linko, quindi vi dico lì bene il prezzo e li vale. Allora ragazze, è un fondotinta favoloso, io non me lo aspettavo. Amo molto, diciamo, dell'Avon amo tre cose in modo spropositato: i fondotinta, perché hanno queste colorazioni chiare che vanno bene per tutte le pelli, i mascara perché hanno dei mascara favolosi, e in particolare la linea Super Shock. Ok, questi diciamo sono secondo me i miei top, forse anche gli smalti perché durano tanto. Comunque diciamo che io i fondotinta Avon li amo molto, preferisco comprare questi che altre marche anche più costose. Uno fra tutti, vi faccio un esempio, il fondotinta calmante, effetto calmante, che è un fondotinta luminosissimo. Comunque, vabbè, tornando a questo senza divagare ulteriormente, allora, come vedete, il finish è luminoso, non lucido, non opaco, luminoso. È quel luminoso che comunque ricorda un pochino anche il Maybelline. Ed altri fondotinta che comunque hanno questo effetto luminoso e nello stesso tempo comunque opacizzante, perché la pelle non risulta spenta, non ha quell'effetto cipriato che magari può avere l'Ideal Flawless, però comunque non dà un effetto lucido. È anche vero che io non soffro di pelle grassa, quindi calcolate sempre che io ho una pelle mista, secca. Grassa proprio no, mista, soprattutto secca. Non mi secca la pelle, ha veramente un'ottima tenuta, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Devo dire che anche nonostante il caldo non dà fastidio sulla pelle, cioè è veramente molto confortevole. E ora non mi ricordo se forse lo trovo in qualche catalogo molto velocemente. Non mi ricordo se ha la protezione solare, sapete? Quindi questo magari se voi lo ricordate fatemelo sapere mettendomi un commentino o qualche cosa qui sotto. Sì, ha una protezione solare 12. Ok, quindi comunque secondo me è addirittura migliore di una BB cream perché non secca la pelle nonostante io non l'abbia utilizzata, scusate, senza crema sotto perché andavo di fretta un giorno e non mi ha seccato per niente la pelle. Ha una protezione solare che molte BB cream non hanno, riesce a durare tutto il giorno, è abbastanza coprente, quindi ovviamente se avete brufoli o cose particolari non fa miracoli, però per me anche sopra qualche brufoletto, magari se non volevo avere un effetto impeccabile, è andato benissimo. E non macchia, quindi ragazze è importante, quindi se voi, non so, vi poggiate sulla spalla del vostro ragazzo, di vostro marito, insomma, non macchia, che è una cosa importante, fidatevi perché qualcuno si lamenta. E dice appunto a prova di sbavature e di umidità, posso confermarvelo. Quindi diciamo che anche in questo caso tutto quello che viene promesso da Avon, effettivamente io devo dire che l'ho riscontrato. Forse l'unica cosa che non mi fa impazzire è un po' questo applicatore, cioè è bellissimo, però questo applicatore qui che io ho, lo stesso applicatore con il Calming FX, e devo dire che a volte rimane un po' di prodotto che non si riesce veramente a prelevare, nonostante io lo smonti, però quando rimane attaccato alle pareti, tant'è, insomma, lì rimane. Quindi forse l'unica cosa un po' una pecca è questo, tanto più che in vetro. Insomma, cerchiamo magari anche di riutilizzarlo. Io quello lì dell'altra linea l'ho riutilizzato. Allora, devo dirvi che io non avevo provato l'altro extra lasting, quindi ragazzi non vi so dire tanto la differenza se c'è o non c'è, però veramente secondo me è utilizzabile anche al posto di una BB cream perché non è fastidioso affatto sulla pelle. E poi sapevo che era stato aggiunto anche una sorta di siero proprio per mantenere la pelle fresca, non ricordo bene come si chiama, non so dirvi se è vero o non vero, però io la differenza insomma con i fondotinta classici l'ho notata, quindi non solo in termini di durata che dura tanto, non solo per il fatto che non sbava, ma anche e soprattutto per il fatto che la pelle non risulta appesantita da questo prodotto, quindi veramente un prodotto consigliatissimo. Ovviamente ripeto, se fa 40 gradi fuori, onestamente ragazzi io non ho neanche voglia di truccarmi gli occhi, quindi no, non vi posso dire che è un fondotinta adatto per l'estate, sicuramente un fondotinta adatto per la media stagione, ma anche per l'estate, la sera, se si vuole fare un trucco un pochino più curato. Io ripeto, l'ho già detto, non sono una di quelle che fa i trucchi curatissimi sugli occhi e poi mette una spolverata di cipria e basta sulla pelle perché vuoi che non posso permettermelo, vuoi che comunque mi piace una pelle un pochino più curata nel momento in cui ho un trucco un po' più importante, io questo lo utilizzo tranquillamente. In questi giorni, ripeto, dove a Roma fanno più o meno 25, 26, 28, 30 nel momento più caldo, lo sto utilizzando. L'ho utilizzato anche comunque con temperature più alte, insomma, un giorno faceva 42 in macchina. Quindi stava al sole, va detto, stava fermo al sole, 42 gradi, aveva raggiunto 41-42. Io sono entrata e non mi sono sciolta, quindi ragazze, è un buon prodotto, insomma, se dovete acquistare un fondotinta in questo momento andate su questo perché anche la protezione solare, voglio dire, io sono rimasta talmente delusa da alcuni prodotti che non avevano protezione solare che a questo punto mai più, insomma. Anche la stessa L'Oreal, simpatica e decantata tanto che tra l'altro vi ho fatto vedere prima, non mi pare abbia il filtro solare. Non ho qui la simpatica BB cream di Vrochet, ma anche quella, bah,
protezione solare, neanche a parlarne, insomma. Poi ripeto, se mi sbaglio fatemi sapere, ma mettetemi una fonte dove trovate che hanno la protezione solare. Se mi mettete la fonte e mi dite che mi sbaglio, faccio ammenda. Però ragazze, cioè, prodotti estivi, questo, la BB Cream Yves Rocher senza protezione solare, sono secondo me veramente, veramente, veramente prodotti sull'orlo del ridicolo, perché ci va, ragazze, ci va. Sarà che io poi l'ho già detto ti faccio anche questa parentesi, tanto ormai vi racconto i fatti miei, ma vi fa capire quello che vi voglio dire. Io l'ho scritto già in qualche commento e l'ho già detto in altri video. Ragazze, io prendendo la pillola anticoncezionale, con il sole, non esponendomi al sole, badate bene, ma soltanto passeggiando per Roma truccata, sì, ma senza protezione solare, quindi crema, mi sono venute delle macchiette marroni. Che appunto mi è stato detto, ovviamente dal medico competente, che era quella, era la pillola in combo con un po' di sole e, ripeto, passeggiando, non esponendomi. Quindi questo vi fa capire che evidentemente quello che dicono poi gli addetti del settore è vero, cioè che quindi dovremmo essere protetti sempre. Ve lo dico perché questa, lo sono andato a cercare apposta per vedere se aveva la protezione solare. Quasi tutti i prodotti Avon hanno la protezione solare, invernali ed estivi, prodotti più forti, prodotti meno forti, con copertezze più alte, con copertezze più leggere. Questa, quella Yves Rocher e altre cose così che non hanno la protezione solare, nonostante siano prodotti dedicati all'estate, ripeto, qualora ce l'abbiano e mi mettete la fonte e tutto quanto faccio ammenda, ma io finora non sono riuscita a trovarla, poi forse mi sbaglio, però. Ragazze, non esiste, cioè sono pecche gravi secondo me, soprattutto perché vi dico io sono la prova vivente, cioè non che sia, oddio, mi sia riempita, due, però insomma a 30 anni, due, non fumando, con il fatto di passeggiare per Roma, a me un po' di fastidio lo ha dato, quindi ripeto, optate per prodotti con protezione solare. Sull'Avon andate tranquilli perché devo dire che quasi tutti ce l'hanno. L'unica cosa che non ce l'ha, se non erro, è una crema in gel, che effettivamente il gel difficilmente ha la protezione solare, però io ve lo dico, insomma. Quindi fatemi, dopo tutta questa tiritera sulla protezione solare, spero di non avervi annoiato, se no mi dispiace, però è importante, soprattutto chi comunque. Vabbè, è importante, sappiate che è importante. E quindi, insomma, fatemi sapere come al solito se voi l'avete utilizzata, non l'avete utilizzata, avete utilizzato quella vecchia, se anche quella vecchia aveva questa cosa di non essere pesante sul viso nonostante faccia caldo, perché in realtà dovrebbe essere un'innovazione di questa, quindi invece voi fatemi sapere. Di contro fatemi sapere se invece voi sapete, viva la ripetizione, comunque, se siete a conoscenza, diciamo così, di una protezione, se questa Oreal o quella Yves Rocher ha protezione solare, ma ne dubito. Ok, questo è tutto e ci aggiorniamo nel prossimo video. Ciao ragazze!